Sono passato dall'orto di Pico e ho preso degli altri prodotti per te. Grazie, Todd. Ehi, Todd! Mi sono scordato queste e sono corso a portartele. Per fortuna sei super forzuto, Pico. Grazie, Betty. Mi tengo in forma per questa sera. Oh, oh. Ho sentito che si sono presi un bello spavento. Cocoa, è tutto a posto, ci ha pensato Summer. Posso continuare a preparare le uova per stasera. Vieni, prendi un tosco di uovo. Grazie. Ehi, ciao Peter, che bello vederti. Di che cosa hai bisogno? Mi servirebbe del pane. 400 400 pagnotte di pane? Ma sono tantissime! Per quando ti servono, Peter? Ecco, per... oggi? Cosa? D'accordo, abbiamo pochissime ore per prepararle. Forza, sarà meglio sbrigarci! Ma Todd, non abbiamo abbastanza farina né il grano per farla! Ricordi, Pico, per ogni problema esiste una soluzione. Forza, andiamo! Grazie, Todd! Allora io resto qui ad aspettare il pane! Torneremo presto! Guarda, Summer, non è incredibile che questa macchina tagli il grano? Sì, davvero incredibile! E riesce anche a separare i grani dagli steli! Vedi, Summer, mieteremo il grano per fare la farina e poi useremo la farina per fare il pane. Wow, faremo così tanto pane con tutto questo grano. Posso provare a raccoglierne un po' anche io? Certo, Summer, tu e Betty potete raccogliere il grano dall'altra parte del campo. Perfetto, forza Betty, andiamo. Guarda, Todd! Il vecchio scontroso Bully Bull dorme proprio in mezzo al campo. Meglio non svegliarlo, si arrabbierà tantissimo. Shh, Pico, ti raggiungo non appena avrò finito qui. Questa manovella.
In questo modo le foglie si trasformano in compost e diventano il nutrimento perfetto per le nostre piante. E ora c'è un'ultima cosa da fare. Le ghiande per Sara. Proprio come promesso. Dite che l'erba fresca appena tagliata potrebbe piacergli. Dopo quella mangiata non credo che le pecore andranno molto lontano. Hai sentito, Betty? Ora riportarle a casa sarà... facile? Riportiamole tutte a casa! Posso far scendere il gancio fino in fondo al dirupo. Forza! Ora afferra il gancio! È troppo! Non ce la può fare! Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Ma certo! Betty, sali sulla nuvola! Oh sì, Summer! Sei la migliore! Sei pronta, Betty? Puoi farcela, Betty, per Lori! Forza, Lori! Sali sulla nuvola! Fuori il trattore dal fango, possiamo liberarci del fango sotto il trattore! Oh no! Di nuovo!
Ci serve molta più forza e un modo per svuotare la pozza. Ma certo, ho un'idea! Aspettatemi qui! Io non ne posso più di aspettare! Questo di là! Ehi, Todd! È un'altra delle tue invenzioni! Oh, ehi, Pico! Proprio l'orsetto che speravo di incontrare! Mi dai una mano a trasportarla fino alla strada? Ma certo! Oh? Guardate, vi presento il mio aspirafango! Ma è fantastico, Todd! Funziona con il motore del trattore! Aspirerà tutto quanto il fango. Allora accendiamolo. Nel fango, Summer! Immergilo nel fango! Sì, funziona benissimo! Ce l'hai fatta, Summer! Ottimo lavoro! Il fango non c'è più, ma dobbiamo ancora tirar fuori il trattore. Lasciate fare a me! Sì! Si muove! Ura! E ora salite! Dobbiamo tornare alla fattoria al più presto! Ecco, Summer e Todd sul trattore! Ed ecco il fieno! Buon appetito, amici! Sì! Oh, avete sentito? Todd sta tornando con il pattine gigante! Ehi! Wow! Che te ne pare, Summer? È il pettine che avevi in mente? Wow, Todd! È perfetto! Grazie! Adoro risolvere i problemi! E ora andiamo a pettinare le olive sugli alberi! Evviva! Piovono olive! E ora un ultimo accorgimento per raccoglierle! Il caricatore frontale! Ta-da! Wow! Attenzione, non vi avvicinate! Frantoio a spremere le olive e fare un po' d'olio. Saltate su! Vengo anch'io! Partenza! Ehi là, Summer! Ehi, buongiorno, Todd! Stavo giusto preparando il trattore per la raccolta delle patate. Dobbiamo occuparcene prima che arrivi la gelata di stasera. Hai ragione, Todd! Non c'è tempo da perdere! Al campo di patate! Ha già dissotterrato le patate. Oh, al riparo! Salto coniglietto! Pico, hai dissotterrato tutte le patate. Beh, sapete, volevo raccoglierne un po' usando il soffiafoglie, ma la cosa mi è sfuggita di mano. Non ci resta che metterle tutte nel trattore prima di stasera. Hai ragione, Todd. Dobbiamo sbrigarci.
Sarà così freddo che si congelerà il terreno. E le patate che rimangono in superficie si congeleranno. Quindi se non le raccogliamo subito si rovineranno. Esatto, Summer. Quindi mettiamoci subito al lavoro. Il raccogli patate che ho montato è pronto all'uso. Forza, amico, andiamo. Tardi e la gelata è alle porte. Non preoccuparti, Pico. Per ogni problema esiste una soluzione. Todd, tu occupati del trattore. Io ho una grande idea per le patate. Amici della fattoria, abbiamo un'emergenza. Serve il vostro aiuto per raccogliere le patate. Perfetto, amici. Venite tutti qui. Però adesso la strada è
bloccata anche dal trattore. Oh, ho peggiorato la situazione. Non ti preoccupare, capita a tutti di fare errori. Lascia che ti aiuti. No, è troppo pericoloso, Summer. Non voglio che tu ti faccia male. E poi ho un trucchetto che può funzionare. Ehi là, Pico! Tutto pronto per la grande serata cinema? Quasi. Queste balle di fieno saranno i posti a sedere. Summer, la serata cinema è stata una grande idea. Quando abitavo in città guardavamo sempre film tutti insieme. Grazie al mio nuovo proiettore possiamo farlo anche qui alla fattoria. Proietterà il film sul grande schermo. Aspetta, dov'è il grande schermo? Possiamo usare questa grande tovaglia. Bene, Pico e Harry devono finire di sistemare. E io devo trovare il telecomando del mio proiettore. Mancano solamente i popcorn. Non si può fare una serata cinema senza popcorn. Andiamo a prepararli. Su, andiamo al campo di Miles. Per prima cosa taglierò questo loietto alto usando il trattore. Mentre Todd taglia l'erba, noi la sistemiamo in fila. E ora facciamola asciugare all'aria aperta. È una giornata così bella. Sta funzionando. Ha un odore così buono. Non c'è niente come il fieno appena tagliato. Ed è anche così caldo! Ecco perché gli animali della fattoria lo usano per nidi e lettini! Allora festeggiamo! Evviva! Bene, sembra che il fieno si stia seccando. E adesso? Non so come fare delle balle di fieno grandi e rotonde. Ci vogliono macchinari speciali e li hanno le grandi fattorie. Però posso usare la mia buona vecchia pressa fieno per farne delle piccole quadrate. Guardate bene! Davvero fantastico! Credo ci sia qualcosa che non va. Vedete? La balla è a forma di triangolo. I triangoli non vanno bene. Harry, io e Pico abbiamo bisogno di aiuto all'orto. Con piacere, Summer. Ma c'è spazzatura su tutta la pista dei cavalli. Qualcuno potrebbe farsi male. Come posso aiutare? Con il trattore si può ripulire tutto. Ma non so come guidarlo. Non voglio che qualcuno si faccia male. Andremo da Pico dopo aver risolto questo. Non l'ho mai guidato prima. Ci siamo. Grazie, Summer. Ottimo lavoro. Lo sposterò in un luogo più sicuro. Dobbiamo ricominciare da capo. Salto coniglietto! Ora però dobbiamo ripulire la pista dei cavalli. E annaffiare le mie verdure. Stanno passando. E la mia insegna. Queste cose non succedono quando Todd è qui. Un bel respiro. Concentrazione. Amici, ricordate, per
Per ogni problema esiste una soluzione! Con il lavoro di squadra riusciremo a sistemare tutto! E va bene, visto che nessuno ha bisogno del mio aiuto qui, andrò a vedere che cosa sta facendo Pico. Magari a lui potrà servire una mano. Vado subito all'orto! Ciao, Todd! Sto raccogliendo la frutta più fresca. Ci vuole solo il meglio in un giorno come questo. Certo, sì, giusto. È un giorno speciale. Oh, aspetta, ho un raccoglifrutta speciale per aiutarti. Non serve. Io mi sto divertendo e tu dovresti andare a rilassarti. È un gran giorno! A quanto pare oggi nessuno ha bisogno di me. Andrò a cercare qualcun altro da aiutare. Bene, finalmente qui potrò darmi un po' da fare. Taglierò il grano e lo imballerò per bene. Ehi, ciao, Todd! Ce ne stiamo occupando noi, così non dovrai preoccuparti e potrai rilassarti. Ci vediamo dopo, buon riposo! Ma non voglio rilassarmi, voglio fare qualcosa per la fattoria! Non in questo giorno speciale! Ho capito, ti ringrazio allora, almeno credo. È fantastico! E aspetta di vederlo in azione! Proviamolo! Occupatevi della pianta di fagioli! Summer, credo proprio che dovremmo trovarle una nuova casa. Un vaso grande per una pianta grande! Forza, andiamo! Buongiorno, Summer! Buongiorno, Todd! Possiamo prendere altre verdure? Non ce ne sono molte per i nostri clienti. Certo! L'autunno è alle porte e sta iniziando a rinfrescare, ma alcune verdure stanno ancora crescendo. Allora andiamo a vedere che cosa ha Pico. Tutti all'orto! Oh no! Cosa c'è che non va a Pico? Guardate, le mie povere verdure! Non hanno un bel aspetto. Perché fa più freddo. E poi c'è meno sole in autunno. Dobbiamo fare qualcosa! Non ti preoccupare, sentivo che sarebbe successo e quindi ho già un piano. C'è una consegna per Todd. Ed eccolo arrivato. Grazie, Harry. Buon divertimento. Ehi, Summer! Vedo che hai conosciuto Molly. È fantastica! Ha riordinato tutta la mia bancarella. Ottimo lavoro, Summer! E io ho altro latte da consegnare. Ma è tantissimo! Come mai ne serve così tanto? Beh, per preparare dei frappè freschi e genuini per la festa di stasera! Il latte rafforza le ossa e fa bene ai denti! E per prepararli uso solo fragole fresche della fattoria! Sembra delizioso! Tieni, un bel frappè per ricompensare il tuo grande aiuto! Amici, abbiamo scoperto che il polline del pioppo sta causando l'allergia a Summer. Quindi, invece di far volare gli aquiloni, giocheremo a chiappa il batuffolo. Cattureremo il cotone soffice che vola nell'aria con queste reti. Così Summer smetterà finalmente di starnutire di continuo. Anche io userò il mio, guardate! Sbarazzarmi dei batuffoli che prendiamo. Se
Segui le avventure dell'Allegra Fattoria su YouTube!